Good. Good. Stiamo bene ora, dicono queste bambine dalla Sierra Leone. Ma la madre Soniata dice che il loro viaggio è stato difficile e suona quasi un eufemismo a sentire il suo racconto. A casa volevano sottoporre le mie bambine all'infibulazione, la mutilazione genitale, racconta, ma io questo non lo volevo, così ho lasciato il paese. Soniata è una dei 600 migranti che la scorsa settimana sono stati soccorsi dalla nave Aquarius per imbarcarsi e salvare le sue figlie, attraversato a piedi la Guinea, il Burkina Faso e il Mali. Io voglio solo un posto dove le mie bimbe possano crescere serene e andare a scuola, dice. Con i suoi compagni di viaggio nei giorni scorsi, Soniata si è trovata al centro di un braccio di ferro diplomatico tra i paesi europei del Mediterraneo. Da ieri l'Aquarius naviga verso Valencia, ma a questo punto lei dice che non le importa quale sarà il paese che le accoglierà. Qualsiasi paese che possa essere confortevole per me e per le bambine, dice, a questo punto va bene. Quasi 500 dei compagni di viaggio di Soniata e delle sue bambine sono stati presi in carico da due imbarcazioni della Marina italiana che stanno accompagnando la nave appartenente alla ONG SOS Mediterranee verso il porto di Valencia. La nostra corrispondente Annalise Borges è l'unica reporter a bordo dell'Aquarius. A sentir lei, nessuno dei migranti ha idea della battaglia politica che si è consumata nei giorni scorsi, ma è certo che ora sarà la politica a decidere del loro futuro.